Prima di tutto buonasera a tutti, sono Marco Aziani, direttore del giornale Libertà, e Eleonora Aziani, per essere chiari, è la figlia di mio fratello, quindi qualcuno pensa che siamo, ma niente, siamo parenti, ma non così strettamente come si può immaginare. Prima di tutto grazie a tutti voi per essere qui, perché è una cosa estremamente edificante al giorno d'oggi vedere che in una comunità di un comune che certo non è più piccolo, perché Bairate è un comune importante, ma comunque insomma portare fuori la gente di casa in questo numero è sicuramente già un bel successo. Poi devo ringraziare dal punto di vista di quello che è stata l'organizzazione pratica e logistica, il gruppo Presepisti si sono presi a cuore il fatto che non si potesse prudenzialmente, per le condizioni incerte del tempo, trovarsi in Corso Sacro, e hanno allestito questa palestra in modo assolutamente valido. Per cui facciamo loro un applauso così. Per non rubarmi tempo, che è prezioso questa sera perché serve tutto al dibattito, allora ho già detto che qui accanto a me c'è Eleonora, anche lei voglio ringraziare pubblicamente perché fa un grosso lavoro per la vostra comunità, per il nostro giornale, ma sulla vostra comunità di Albairate, segue in modo appassionato la realtà di questo comune e giustamente sarà lei a condurre il dibattito attraverso le domande che abbiamo preparato e che abbiamo anche condiviso in anticipo, è giusto che lo sappiate, con i due contendenti. Beh, si intende, sto dando per scontato ciò che però è giusto anche specificare, i due contendenti, alla mia destra c'è Matteo Perretti che è il candidato della lista civica per Albairate, che è un uomo... di esperienza amministrativa, sta bene sui banchi dell'opposizione per 10 anni, credo di ecco, esattamente, e alla nostra sinistra invece c'è Flavio Crivellin che, essendo il sindaco uscente, ha rivestito un ruolo di maggiore responsabilità e importanza e che si ricandida per conto della lista civica Vivere Albairate. Che... Ho detto che le domande sono già nelle loro mani da un giorno o due, credo, insomma, hanno avuto tempo di ragionarci su, ma perché questo? Non per venire qui a fare una cosa predigerita, ma per venire qui a fare una cosa che stia dentro i tempi, perché rispondere nei minuti che contingentati, che Eleonora indicherà di volta in volta, chiaramente richiede anche la capacità di essere sintetici. Io sarò in questo il giudice, cioè, o meglio di me lo farà il mio smartphone, quindi l'applicazione del cronometro sarà lì a vigilare sul fatto che se si dice 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, quelli siano, certo con la tolleranza del buon senso, perché se uno sta finendo un discorso lo si lascia finire, ma assolutamente in prossimità della scadenza dei minuti gli si fa presente che deve chiudere. Questo farò io, questo sarà sostanzialmente il mio compito di questa sera. Ecco, poi importantissimo perché diversi di voi sono già venuti a chiedermi cosa devono fare per eventualmente fare delle domande. Adesso io farò circolare semplicemente, però all'inizio di questa assemblea, questo block notice che voi farete, vi passerete tra tutti quanti. Chi desidera fare una domanda, in modo molto sintetico ovviamente, e anche vi prego graficamente chiaro, perché sennò poi è un incubo, mette per iscritto l'argomento che gli preme, oppure anche la domanda articolata, specifica, se ce l'ha in mente bella chiara, che vuole rivolgere, e se vuole rivolgerla. Io direi che preferibilmente sarebbero domande da fare a entrambi i candidati. Poi se uno dice no, io però voglio sapere da quello là, scusate, da uno dei due, una cosa specifica, anche questo è
accettato. Dopodiché noi dovremo fare una selezione, perché questa parte che riguarda le vostre domande sarà quella conclusiva, quindi dipende anche quanto saremo stati bravi a non sforare i tempi. E auspico che questa serata scorra via tranquilla, nessuno si scandalizzerà se qualcuno alza un po' i toni, ma non siamo qui per litigare, sarebbe stupido, siamo qui per completare la nostra sensazione e le nostre opinioni riguardo a che cosa andare a fare l'8 e 9 giugno. Va bene? Grazie a tutti. Eleonora Ampani. Grazie per essere intervenuti questa sera e partiamo subito da Flavio Crivellin. E in realtà la domanda è uguale per entrambi, e cioè provate a riassumere in un minuto e mezzo quello che sarà il vostro impegno politico per il paese. Diciamo che questo deve essere un biglietto da visita per coloro che non sono magari mai venuti ad una vostra presentazione in queste settimane. Grazie, buonasera a tutti intanto. Beh, riassumerla in una frase non è così semplice. Però partiamo da qua, saper fare e saper crescere. Veniamo da un mandato che è stato ricco di sfide, che io credo nessuno avrebbe potuto immaginare soltanto prima dell'inizio del mio mandato nel 2019. Però i valori fondanti della lista civica Vivere al Vajrate sono la solidarietà, il sociale, l'istruzione, l'attenzione per il territorio e l'ambiente. Ecco, questi sono i fari che hanno condotto l'azione di governo in questi 5 anni. Anche nei momenti più difficili non cambiano questi valori. E questi sono i valori su cui io mi prendo l'impegno, così come le persone che mi accompagnano nella mia lista per i prossimi 5 anni, a condurre di nuovo l'azione di governo per il Paese. La comunità è formata da persone, e le persone sono state e saranno al centro della nostra azione, al centro di ogni decisione. L'esperienza, la determinazione, la tenacia di chi ha scelto di fare il sindaco per missione ci guideranno nella realizzazione del programma. Siamo pronti alla sfida e lo riassumo con: prima noi mettiamo le persone. In una frase, più che una frase, io ho pensato a 3 parole collegate entrambi fra di loro, che ho usato molto spesso nella nostra campagna elettorale. Le avete sentite la mia presentazione. Le 3 parole sono ascolto, partecipazione e bene comune. Perché questo? Perché subito abbiamo deciso che il primo passo da fare è l'ascolto. L'ascolto delle persone, l'ascolto di voi cittadini. Questo è il primo passaggio essenziale. Cosa deve fare? Cosa serve questo ascolto? Questo ascolto deve colmare, deve culminare poi nella partecipazione. La partecipazione l'avete sentita tante, tante volte. È il nostro cavallo di battaglia. Noi vogliamo portare voi cittadini ad amministrare questo paese con noi. Ho detto una frase forte alla mia presentazione al centro civico: non fateci governare questo paese da soli. Lo ripeto ancora qui convintamente, questa sera sarà nostro compito coinvolgervi, e sappiamo che lo possiamo fare, lo sappiamo fare con gli strumenti che un'amministrazione ha a disposizione, che sono le consulte e le commissioni. Tutto questo arriva per il bene comune del paese. Grazie. Una lunga militanza e 10 anni insomma sui banchi dell'opposizione. Qual è la motivazione che l'ha spinta a candidarsi, e a fronte delle difficoltà alle quali un'amministrazione deve far fronte, non la preoccupa il fatto di avere
una lista o una squadra molto eterogenea. Allora, sì, mi alzo un attimo così riesco a parlare meglio. Assolutamente no. Assolutamente non mi preoccupa avere una squadra eterogenea. Sia chiaro, l'abbiamo cercata una squadra eterogenea. Noi siamo una vera squadra eterogenea. Innanzitutto siamo sei uomini e sei donne. Sei uomini e sei donne di diverse età, da giovani a meno giovani. E poi lo siamo eterogenei anche dal punto di vista politico. Non l'abbiamo mai chiesto a nessuno che cosa vota. Perché siamo convintamente civici. Al-Bayrat è dal 1995 che è amministrato da una lista civica e io da cittadino al-bayratese ne vado fiero di questo e convintamente 10 anni fa quando abbiamo deciso di candidarsi abbiamo subito deciso di fare una lista civica. Dove lo vedete? Dove lo vedete? Lo vedete qua? Lo vedete questo simbolo? Questo simbolo ci ha raccolto tutto quello che vi sto dicendo. Ci sono tante mani e ogni mano è diversa una dall'altra, sono diversi colori. Però si uniscono e formano un albero. E sotto quest'albero c'è l'unità della nostra lista. E dove si vede l'unità della nostra lista? Lo vedete qui, lo leggete, perché ogni componente della nostra lista civica ha scritto questo programma elettorale. E alla presentazione proprio loro hanno voluto parlarne, proprio loro hanno voluto presentarlo. Ecco perché non mi spaventa affatto, anzi secondo me è una nostra ricchezza. E sicuramente faremo bene grazie a questa eterogeneità che c'è all'interno della nostra lista. E veniamo a perché mi sono candidato. Io sono un al-bayratese da sempre, porto un cognome nativo di al-bayrate, ma non è solo quello, io ho vissuto in al-bayrate. Io sono cresciuto facendo il volontario nella parrocchia, sono cresciuto nelle associazioni sportive, ho allenato. Ho partecipato anche tanti anni da volontario nella protezione civile che mi ha fatto veramente amare questo territorio, un territorio a forte vocazione agricola. E questo, come vi ho detto la sera della mia presentazione, devo dire io grazie a voi, perché voi cittadini mi avete trasmesso tanto in questi miei anni di vita e ad un certo punto ho detto questa volta posso io dare qualcosa a voi. Posso io mettermi in gioco. Ecco perché ho scelto di fare il candidato sindaco e ho fatto anche un'altra scelta importante, di farlo a tempo pieno rinunciando al mio posto di lavoro. Grazie. A fare tutto quello che si era prefissato di fare, di realizzare, rifarebbe le stesse scelte che ha fatto e quali sono stati i temi sui quali è più difficile, è stato più difficile mantenersi compatti come maggioranza? Bene, grazie alla domanda, è molto interessante perché chi esce da un mandato da sindaco giustamente si interroga su quanto è riuscito. Allora io parto dal mio programma di 5 anni fa, e lo porto dietro come se fosse un feticcio, la coperta di Linus, perché su questo programma ho segnato tutti quelli che sono i passaggi che hanno contraddistinto i 5 anni di mandato. Li ho segnati uno per uno. Con quello che stiamo realizzando adesso di programma e che vedrà il compimento entro la fine di quest'anno, possiamo dire di essere molto vicini al 90%. E mi pare un risultato veramente apprezzabile. Quindi, dal punto di vista, se abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo prefissi, sì, direi quasi tutto. In merito invece alle decisioni, se potessi tornare indietro, beh, certo, col senno di poi sono tutti bravi, è molto facile. Però le decisioni che ciascuno prende nella vita, sul lavoro e anche quando amministra, sono per definizione le migliori che si possono prendere in quel momento, in base alle informazioni che si hanno, alle risorse su cui si può contare, alla condizione in cui vengono prese queste decisioni. Quindi, sì, io rifarei le scelte che ho fatto, anche perché le scelte che ho fatto hanno consentito, sempre in base a quello che avevamo a disposizione, di tenere insieme una comunità. Una comunità che ha dato le risposte a se stessa, prima di tutto.
Ci sono state scelte difficili, alcune più facili, ma per usare parole che forse avete già sentito, io sono sempre quello che dice: si fa quel che si può con quel che si ha e si fa per tutti. In questi anni abbiamo deciso di non aumentare le tasse, malgrado la difficoltà economica. Abbiamo dovuto fare scelte, se aiutare le fragilità, le persone in difficoltà, e certo abbiamo dovuto tralasciare qualcos'altro, e forse è questo uno dei temi su cui mi criticano, ma sono scelte necessarie. Come fa una maggioranza a rimanere compatta? Vale per la maggioranza e per la minoranza. E non ci sono temi facili o temi difficili da affrontare. Però dobbiamo considerare che il tempo in cui viviamo, che è un tempo di forte individualismo, trova una forza di compattezza quando si condividono dei valori. I valori non cambiano, l'abbiamo detto prima, rimangono quelli fondanti, quelli che uno ha dentro. Così come non cambia il DNA delle persone. Noi non siamo un laboratorio, non abbiamo bisogno di fare le larghe intese, di ampliare la platea. Abbiamo però condiviso come gruppo, il nuovo gruppo che si è formato, composto da chi si è formato con noi, dai nuovi, quei valori di cui vi parlavo prima. E sono quei valori che diventano il collante assoluto, e questo vale per la famiglia, vale per l'azienda, vale per lo sport e tiene insieme anche un'amministrazione. Allora, questa è una doppia domanda, infatti i candidati avranno 7 minuti per rispondere a testa ed è per entrambi uguale. Chiunque di voi due dovesse risultare vincitore, e quindi nuovo sindaco, avrà subito a che fare con due temi estremamente importanti. Il primo chiaramente è quello della strada, che interessa parecchio il territorio del comune di Albairate, sia nella tratta O0-Albairate, sia nella tratta Albairate-Magenta. Anche solo spiegandolo vediamo proprio che Albairate è al centro di questa infrastruttura. E non vi chiediamo quali sono le posizioni rispetto alla strada, perché già le sappiamo. Vi chiediamo però che cosa farete dal giorno dopo le elezioni per fermare questa opera che il territorio ha dimostrato di non volere, ma che si fa sempre più minacciosa anche dopo, anzi soprattutto, viene da dire, dopo la nomina del commissario straordinario. Questa è la prima. La seconda domanda è l'altro punto delicato, riguarda invece la realizzazione del centro commerciale o parco commerciale ad Abbiategrasso, ma proprio sul confine con Albairate. Allora, credete che un insediamento di questo tipo possa in qualche modo incidere anche sul commercio locale? E se sì, quali sono le strategie che avete pensato di mettere in campo per cercare di limitare i danni? Inizia Crivellini. Grazie. Allora, per quanto riguarda la strada, sapete benissimo come la penso, è contenuto in questo fascicolo. Siamo andati a Bruxelles, abbiamo firmato la petizione, abbiamo firmato 3 ricorsi, di cui ci sarà una prima sentenza il 12, quindi tra pochi giorni avremo qualche informazione. Per cui credo che non ci sia molto da raccontare su veramente come penso la questione della strada. Penso che però il nostro territorio vada fortemente e vada difeso anche fisicamente, cioè le azioni bisogna intraprenderle, non bisogna cincischiare, potrei dire, e va fatto, per quanto mi riguarda, in questo momento in ambito legale. In ambito legale, vi dicevo, abbiamo fatto i ricorsi, ci sono 135 cittadini che hanno firmato con me, che si sono impegnati, ci sono 2 amministrazioni comunali, ci sono degli enti superiori come il parco, avevano preso posizione anche altri enti che poi hanno modificato parzialmente la loro visione. Io vi invito a guardarli i ricorsi, perché quando si parla di contrarietà alla strada sarebbe bene leggere i nomi di chi ha firmato il ricorso, e non li troviamo. Per quanto riguarda quello che faremo ancora una volta, sarà quello di contrastare il progetto, perché 4 anni fa, era il 20 febbraio del 2020, alle 9:15 di sera, ricevevo una visita in comune di persone che venivano a cercare di convincermi
che la strada fosse il male minore, che avremmo anche dovuto accettare tutto sommato quest'opera. Ebbene, li abbiamo respinti, perché da lì a qualche giorno fu pubblicata la sentenza che ci diede ragione contro la strada. E oggi, dopo 4 anni, fortunatamente, per la determinazione di un sindaco che ha ereditato la contrarietà alla strada e ne ha fatto una bandiera, siamo qui ancora a lottare contro questo ecomostro. Ci sono dei progetti alternativi, li abbiamo portati avanti, li abbiamo presentati anche all'unità di missione, abbiamo collaborato con Città Metropolitana, sono stati elaborati, anche perché noi non siamo a dire non serve assolutamente risolvere il problema di mobilità, altro che se va risolto, ma va risolto con le infrastrutture che abbiamo, non creando degli ecomostri che rovineranno il territorio. E a proposito di territorio, poiché più del 30% dell'opera insiste sul comune di Albairaco, ci si mette anche un comune limitrofo che ha autorizzato la costruzione di un centro commerciale di cui parlava, tra l'altro aggirando parzialmente le norme regionali, facendo tanti piccoli blocchi da 1200 metri quadri. Ora, sono stato presente in consiglio comunale a Vitigrasso, ho espresso la mia contrarietà perché è successo, hanno cercato di togliermi la parola ancora una volta, ma io non mi fermo, non mi arrendo, anche perché quel centro commerciale porterà traffico su una viabilità che è già in crisi adesso e non è stata assolutamente preventivata qual è la direttrice principale che sarà interessata. Noi siamo a pochi metri da questa realizzazione. Hanno pensato a quanto traffico porterà, a quanti utenti, e hanno pensato a cosa succederà a questi centri commerciali che sono un modello del passato. Vengono costruiti e poi dopo un po' di tempo non hanno bacino di utenza, perché tra Biancagrasso, Vigevano, Bittuone, mi pare che non manchino i centri commerciali. Tanto, il turismo commerciale non è bello. E siccome io vi dico, mettiamo al centro le persone, vedere gente che va a fare la spesa al centro commerciale di domenica, quando ci sono persone che quella domenica devono lavorare, è avvilente, perché devono fare dei turni assurdi. Io sono dell'idea che gli unici che guadagnano in un centro commerciale sono quelli che lo costruiscono, non quelli che gestiscono le attività all'interno e nemmeno quelli che lavorano. Cosa faremo per contrastarlo? Beh, lì la realizzazione è già molto avanti, purtroppo. E non c'è stata ragione di questo comune, il nostro confinante, di sentire anche quali sono stati i pareri del territorio. Cosa potremmo fare invece per i nostri negozianti a questo punto? Perché il problema si concentra sui nostri, insieme a Lorenzo Agnelli dell'Associazione Commercianti, ci siamo incontrati più volte perché vediamo una minaccia. Tra l'altro in un posto che è un bacino commerciale naturale, bellissimo, e invece verrà minato alle basi da una struttura commerciale di larga distribuzione. Allora cercheremo attraverso i nostri commercianti di rilanciare anche quello che è il turismo locale. In questo avremo un progetto che ci porterà gente in paese. Dopo ne parliamo nelle altre iniziative, perché quando parleremo del turismo vedremo esattamente di che cosa si tratta. Cerchiamo di far rete con i negozianti. Avevo proposto qualche tempo fa, perché avevo visto casualmente delle applicazioni, dei modelli di vendita. Certo, sono difficili da attuare, però bisogna riuscire a superare questa concorrenza, perché il commercio locale è ancora un grande valore, il commercio di prossimità è quello che assolutamente va difeso, preservato, il commercio di paese. Quindi, dal mio punto di vista, come abbiamo indicato nel programma, no alle costruzioni, no ai centri commerciali. Mi sono dimenticato una cosa che spero abbiate data per scontata, ma forse no. Chi fa la domanda gentilmente mette il suo nome, perché giustamente se la faceste a voce, no, mettereste la vostra faccia anche. Quindi a maggior ragione, facendola per iscritto, dite chi siete, così lo sappiamo. Grazie.
allora ripartiamo da Pedretti, strada e Parco Commerciale. Grazie. Grazie innanzitutto per aver ribadito nella domanda la contrarietà di entrambe le liste. Anche noi siamo sempre stati contrari alla superstrada Viseo Malpensa, l'abbiamo scritto nuovamente anche in questo programma elettorale, anche perché pensate che il nostro primo candidato sindaco, Emanuele Petruzzelli, è un notange della prima ora. Perché siamo contrari a questa superstrada? Io spero veramente che qualunque sindaco si presenti anche alle prossime elezioni, che veramente ha a cuore il nostro paese, se veramente ama il Bairate, se veramente ama quel verde che guardiamo fuori dalle finestre, se ama quelle piante, deve essere contrario alla superstrada. Non si può essere favorevoli, qualunque cittadino si candidi a un'infrastruttura così enorme, così devastante, è sproporzionata per il nostro territorio. Tutto quel verde ha una linfa vitale sotto, che si chiama acqua. L'acqua delle rocce, l'acqua delle Visconti, della roggia Visconti, l'acqua dei fontanili. Quelle acque verranno tagliate da questa infrastruttura. Quindi è un dovere essere contrari a quella superstrada di grosso impatto. Perché? Innanzitutto un grazie a voi, a tutti i cittadini, perché quella superstrada l'ha bloccata, l'hanno bloccata i cittadini, l'hanno bloccata gli agricoltori che trattano quella terra tutti i giorni, l'hanno bloccata i comitati. Loro hanno veramente bloccato questa superstrada. E allora, se sarò eletto da sindaco, non cambierà l'atteggiamento di questa amministrazione. La porta ai comitati sarà sempre aperta e ci sarà sempre un dialogo costante. Se dovremo riandare a Bruxelles, riandremo a Bruxelles. Intanto attendiamo questi nuovi ricorsi, vediamo l'esito di questi ricorsi, quale sarà, e magari se dobbiamo farne di nuovi, ne faremo di nuovi, ma di sicuro il nostro atteggiamento non cambierà mai su un'opera così devastante. E certo, fa specie che per ora viene appaltata una tratta che atterrerà subito poco dopo l'impianto di compostaggio con una rotonda a mozza, lì finirà. Quindi vuol dire portare il traffico alle porte del paese, traffico alle porte del paese che poi andrà al nuovo centro commerciale, che è un altro centro, alle porte del paese da un'altra parte, qua subito di fianco. Sembra strano, ma non è strano che queste due opere arrivino insieme, secondo me. E allora c'è timore di quest'opera, c'è timore di questo centro commerciale? Assolutamente sì. Porterà più traffico, oltretutto alle porte del paese, grazie a questa nuova bretella, che questo nuovo tratto, la tratta C, che arriverà proprio qua. Cosa fare una volta eletti? Innanzitutto cercare il dialogo assolutamente con i due paesi limitrofi, Cisliano, Usago e Città Metropolitana in testa, perché voi tutte le mattine andate a Milano a lavorare, non andate alla Malpensa. Quello che serve agli albairatesi è quello. Quindi per prima cosa va risolto quel problema. Quest'opera non serve a niente a noi, devasta e basta, e oltretutto impatta su questo territorio dell'Albairate per una grande percentuale. Torniamo al centro commerciale, sarà un problema anche per le attività economiche, sì. Al nostro interno abbiamo un candidato che tutte le mattine alza la saracinesca, 7 giorni su 7, Stefano Cappannini. E nel nostro programma elettorale, provate a guardare, c'è una pagina intera dedicata alle attività economiche che lui sente proprio nel suo cuore, che vive tutti i giorni. E ha voluto scrivere una pagina intera dedicata. Il sogno? Fare un distretto del commercio attraverso collaborando con i paesi limitrofi, cercare un distretto del commercio, perché dove c'è un commercio fiorente di un paese più vivo. Abbiamo girato proprio in questi giorni certi esercizi commerciali e qualcuno ce l'ha detto: ho paura di chiudere quando aprirà quel centro commerciale, ho veramente paura. Questo non deve succedere. Il commercio locale va rilanciato, e lo rilanciamo magari anche attraverso gli eventi, attraverso le notti bianche, consentendo ai nostri commercianti di aprire anche la sera, facendogli pubblicità, aiutandoli anche con siti internet, con la pubblicità, con i nuovi social. Dobbiamo innanzitutto incontrarli, riunire i nostri commercianti e cercare di fare questo distretto del commercio, in collaborazione anche con
l'associazione commerciante di Abete Grasso, con la Brunella, citata prima da Crivellini. Cerchiamo veramente di non fare chiudere i nostri centri all'interno del paese, perché sono la linfa di questo paese, perché lo tengono vivo. Sì, confermo, abbiamo paura anche di questo centro commerciale. Grazie. Allora, la prossima domanda, sì, vede bene da rispondere per primo e avrete 5 minuti. Il 18 maggio ad Abete Grasso è accaduto qualcosa di importante, forse non tutti lo sanno, ma anche al Bairate, insieme ad altri 20 comuni dell'Est Ticino, ha sottoscritto un patto per la promozione turistica del territorio. La novità è che deve essere in sinergia con le altre amministrazioni locali. Allora vi chiedo, attraverso quali percorsi pensate di dare corso a questa iniziativa e come intendete coinvolgere tutte quelle realtà locali, le associazioni, i gruppi che già si occupano di mantenere vive le tradizioni e di promozione del territorio, anche superando certe magari divisioni. 5 minuti? Ok, perfetto. Innanzitutto grazie Flavio per aver firmato anche per il nostro comune, per questo progetto, questo patto che parte da lontano, questo patto, ci c'erano già dei sindaci che volevano sottoscriverlo e finalmente il 18 maggio si è arrivato. 20 comuni che si mettono insieme e quando ci si mette insieme, sicuramente quando si farete si ottiene qualcosa di buono sempre. E quindi per questo va il primo ringraziamento a Flavio per aver firmato anche per Albairate. È un patto che riguarda tutto l'Est Ticino, perché l'Est Ticino è veramente bello come territorio, ha delle particolarità. E se non leggevo male dall'articolo, Eleonora dice anche si spera che entri anche il Magentino con le sue peculiarità. Cosa può fare Albairate? Albairate è un paese piccolo, ma le eccellenze ce le ha Albairate. Albairate è un bel paese che partiamo innanzitutto dal territorio. Ve l'ho detto prima, è un territorio agricolo, è un territorio verde, è un territorio alberato, ma ha i nostri fontanili, partiamo dal fontanile San Carlo che arriva giù dalla Cascina Garavaglia, è stato valorizzato dal FAI, è venuto il FAI, è un fontanile valorizzato all'interno del FAI, del Fondo Ambiente Italiano. Arriviamo al Naviglio, siamo tornati dal Naviglio e abbiamo i mulini e una strada per i mulini molto bella che abbiamo inserito nel programma perché vorremmo riqualificarla, perché lì c'è il rischio che il margine ceda, ce l'hanno detto gli agricoltori, pensate di prevedere qualcosa. Finito la parte ambientale, c'è anche una bellezza architettonica da Albairate. Innanzitutto c'è un museo agricolo che è veramente un fiore all'occhiello, che deve entrare in questo percorso per forza, le scolaresche devono venire qua a vederlo, già accade, però magari andiamo anche oltre alle scolaresche, perché questo percorso, questo patto a breve, se prenderà il volo, dovrà avere a che fare anche con le Olimpiadi Invernali di Milano. Dobbiamo portare i turisti delle Olimpiadi Invernali di Milano a uscire di Milano e ci dicono gli esperti che hanno voglia di uscire, non vogliono rimanere a fare turismo a Milano. E allora il Museo Agricolo, allora di fianco abbiamo la chiesa di San Bernardo del Cimitero del Ricchini, abbiamo i dipinti nella chiesa parrocchiale, anche quelli sono stati oggetto di una giornata del FAI. E poi cosa dire? Abbiamo delle specialità enogastronomiche non da poco, i nostri agriturismi sono delle eccellenze, abbiamo anche dei bed and breakfast sul territorio, abbiamo dei ristoranti all'interno del paese inseriti nella guida Michelin. Sembra che non abbiamo, che abbiamo poco alberato, ma abbiamo veramente tanto. E attraverso questo patto, attraverso un partenariato magari anche pubblico-privato, facendo sinergia fra tutti i comuni, possiamo portare a casa veramente qualcosa di buono. Abbiamo fatto una serata, abbiamo invitato gli agricoltori, ma abbiamo invitato anche la Proloco e il Museo Agricolo a quella serata, perché un cittadino albairatese ha avuto un'idea bellissima che in questo progetto si inserisce perfettamente e l'abbiamo esposta in quella serata lì. È il progetto DECO, denominazione comunale, dove l'amministrazione deve fare la sua parte, c'è proprio una procedura, ma poi questo cittadino, un gastronomo, un futuro gastronomo, ha deciso di prendere un piatto tipico storico di Albairate, di andare a riprendere una vecchissima ricetta, di andare a vedere gli ingredienti
e questo potrà diventare un volano, perché come c'è il paese dei ravioli, il paese della carbonara, il paese della, vedete quello che volete, noi avremo all'interno del paese una denominazione comunale per un piatto tipico. E cosa vuol dire? Vuol dire che ci potremo fare delle sagre, vuol dire che sarà solo di alberate, potremo fare delle sagre, degli eventi, e si inserisce perfettamente in questo percorso, in questo fatto che per fortuna siamo rientrati, per fortuna siamo rientrati, in cui veramente credo. Grazie. La domanda è la stessa. Partiamo da qui. È un progetto, quello della promozione turistica del territorio, che nasce nel 2019, poi si è fermato e siamo arrivati alla firma il 18 maggio. Allora, il bacino di utenza potenziale, pensate a questo, è di 3 milioni e mezzo di persone che abitano la città metropolitana. Qui si aggiungono tutti i turisti stranieri che nel 2023 sono aumentati del 24%, cioè parliamo di presenze sul nostro territorio di 200.000 persone al giorno, certo suddivise su tutta la città metropolitana. Gli ambiti su cui ci dobbiamo muovere dopo la firma di questo progetto sono quelli dell'enogastronomia, l'ambito architettonico, le attività all'aperto, la cultura, la storia, che non ci manca assolutamente. Pensiamo solo al Naviglio, alle ville storiche, il fatto di avere attività, il circuito delle biblioteche, probabilmente. Allora, tra gli enti coinvolti ancora una volta, Consorzio del Naviglio, Parco del Ticino, protocollo firmato con Regione Lombardia. Andiamo sull'operativo. Due direttrici da seguire, vi pongo. Il primo, fare sistema con tutte le forme di mobilità che possono portare turisti. Il treno, abbiamo una stazione. E vi do una buona notizia. Il biciclan, perché il biciclan di città metropolitana che esce da Milano passerà da Albairato, ma non come negli altri comuni lambendolo esternamente, passerà in paese. E questo serve non solo al turismo, quello sostenibile, quello lento, si riaggancia ancora a quel sistema di sostenibilità del commercio locale, perché portare i turisti all'interno del centro abitato è un grandissimo valore aggiunto. Dovremmo potenziare le infrastrutture esistenti. Proprio la strada dei mulini all'interno del biciclan è una di quelle che verrà utilizzata come percorso turistico per arrivare al Naviglio e poi da lì riagganciarsi all'asse del Naviglio verso Turbigo da una parte e verso Piedegrasso, Palazzo Stampa dall'altra. Secondo passaggio, promozione delle eccellenze. Sono eccellenze locali, come dicevamo. Abbiamo anche degli agriturismi che stanno ricevendo premi da riviste importantissime per la qualità di quanto offrono, e soprattutto riuscire ad entrare con questo protocollo nella comunicazione che Regione Lombardia sta facendo, perché Regione Lombardia diventa in questo caso l'amplificatore delle attività fatte sul territorio. C'è un volume che viene pubblicato correntemente dove chi è interessato a visitare le bellezze naturali e artistiche può trovare anche il comune di Albairato. Vi dicevo, il nostro territorio è costellato di ville storiche, palazzi, di castelli e tra l'altro sono completamente immersi in itinerari normalmente cicloturistici e naturalistici che hanno, come dire, il vantaggio di essere visitati con mobilità sostenibile. Adesso il documento però, che abbiamo firmato, è su carta, deve tradursi in attività, in un'azione. Allora, portiamo tutte queste attività all'interno di questo opuscolo che Regione Lombardia stampa. Portiamole alla Borsa Internazionale del Turismo. Utilizziamo i QR code che vengono generalmente appiccicati, posti in prossimità delle strutture, in modo che si possa avere una storia, la ricostruzione, le informazioni di quell'attività. Portiamoli sull'attività di un giorno in Lombardia. E soprattutto attraverso il biciclan forniamo a tutta la città metropolitana un punto di passaggio all'interno di Albairato, il nostro museo agricolo, la chiesa, che è l'oratorio del Ricchini che ha raccontato, abbiamo il San Carlo, abbiamo le varie madonnine, quella della Brera che tra l'altro risale ancora alla storia della guerra,
non ci manca nulla. Ricordo, la sera di presentazione della lista Vivere al Bairate venne fatto in concomitanza per una combinazione turisti nel territorio e fu un successo. Marcello Mazzoleni, oggi presidente della Fondazione per Leggere, gestisce questo passaggio, da solo riesce a portare tante persone. Dobbiamo attivarci tutti affinché questo diventi lo standard, diventi la normalità. Grazie. Dopo questa domanda sul turismo torniamo al localissimo. Allora, un elemento che è emerso dalla campagna elettorale è la richiesta di maggiore attenzione che arriva dalle frazioni del paese. E penso a Riazzolo, ma penso anche a Castelletto di Albairate. E queste frazioni sono bisognose di una cura particolare e anche più specifica magari rispetto al centro, per il quale negli ultimi 5 anni sono stati fatti degli interventi molto importanti e anche onorosi. Come intendete portare avanti i rapporti con le frazioni? Risponde per primo Cribellin e ha 3 minuti. Grazie. Guarda, nella domanda c'è una cosa che vorrei puntualizzare. Allora, abbiamo incontrato le frazioni in questi giorni, altre le andremo a incontrare, ed è vero, esce questo tema, no? Il fatto che si sentano non in centro paese, che si sentano in qualche caso distanti. Allora, abbiamo un modello da replicare. Abbiamo il modello Riazzolo, e in vista con noi c'è Lorenzo Matteo, che diciamo, ha realizzato questo modello. Il modello Riazzolo consiste sostanzialmente nella riunione degli abitanti di questa frazione, poi si organizzano con la forma tecnica che più gli aggrada, il fatto che possa esserci un'associazione, che possa esserci un comitato, e questo comitato individua quelle che sono le necessità, individua soprattutto uno o più referenti, in modo che il contatto sia costante, come è avvenuto con Riazzolo. E lì si è riuscito a intavolare un discorso che ha portato a investire nella frazione di Riazzolo qualcosa come 150.000 euro. Quindi quando diciamo che nelle frazioni non sono stati fatti interventi, beh, non è esattamente così. È stato un intervento importante perché questa frazione chiedeva da tempo la sistemazione della strada, dei parcheggi, e di conseguenza ecco che l'amministrazione, perché ha trovato un interlocutore valido, si è fatta avanti e ha portato questo progetto, tra l'altro che è proprio in fase di ultimazione in questi giorni. Questo modello portato nelle altre frazioni diventa vincente perché è concreto, è una realtà da replicare, anche perché presenta quella rappresentatività dal basso, cioè dalle richieste che ci arrivano. I prossimi investimenti saranno dislocati su via Vistorina, la frazione Castelletto. Abbiamo incontrato i rappresentanti di Marcatutto che ci hanno chiesto di intervenire, e anche lì stiamo lavorando su quella che è purtroppo la presenza delle logistiche, e dovranno essere fatti investimenti importanti anche lì. Non dimentichiamo la Faustina. Sulla Faustina abbiamo fatto un investimento importantissimo, sia in termini di nomadi, perché siamo riusciti ad allontanarli. Sapete benissimo, nel 2020, alla fine del 2019 e per tutto il 2020, cosa ho dovuto patire a livello di guerra fisica con chi occupava suolo pubblico, sporcava. Mi fermo qui. Ma di fatto creava anche un allarme sociale. Allora, questo tipo di intervento oggi lo stiamo riportando anche sulla frazione del Marcatutto, dove sono presenti ancora i nomadi. Siamo presenti come amministrazione, l'importante è avere un referente locale che ci dia la possibilità di colloquiare e lavorare insieme sui progetti che servono sulla zona. Sì, fa piacere che siamo arrivati alla stessa conclusione. Anche noi nel programma elettorale l'abbiamo scritto referente, un referente per ogni frazione. Nella mia lista abbiamo 2 candidati, una nella frazione di Riazzolo, una nella frazione di Castelletto. Quello che devo dire è vero, in questa campagna, ma già nei mesi scorsi, le frazioni ce l'hanno proprio detto, gli abitanti delle frazioni, ci sentiamo dimenticati. Ci sentiamo di serie B, nonostante siano stati fatti anche degli
interventi. E allora perché succede questo? Perché la domanda è scritta veramente molto bene. La domanda parla di quali rapporti si intende avere nelle frazioni, perché probabilmente quello che è mancato sono i rapporti con i cittadini che abitano nelle frazioni. Delle volte non sono solo le opere che si fanno in frazione che li fanno sentire più importanti, ma è il rapporto, il dialogo costante che si ha con i cittadini della frazione, è così che gli si dà importanza. E noi questo ci crediamo veramente. Li abbiamo incontrati, siamo andati invitati un pomeriggio, siamo stati invitati a Castelletto in una corte, sia io che Flavio, perché volevano raccontarci come vivevano. Flavio non ha potuto venire, aveva un impegno, ero io da solo. Però loro ci hanno raccontato, non ci hanno detto vogliamo questo, vogliamo questo, vogliamo questo, ci hanno detto ci sentiamo isolati, non ci sentiamo al Bairatesi, è questo quello che è mancato. Quelli di Castelletto ci hanno chiesto delle opere che sono fattibili sul loro territorio, ma non è questo che gli promettiamo, noi gli promettiamo di essere di fianco a loro. Il referente dovrà ascoltarli costantemente. Abbiamo scritto nel programma una particolarità. Vogliamo portare gli eventi che normalmente vengono fatti in paese anche in frazione. Scegliamo durante l'anno un evento dovrà essere fatto alla Faustina, un evento dovrà essere fatto a Riazzolo, un evento dovrà essere fatto a Castelletto, con l'aiuto dei cittadini che abitano in quelle frazioni. Ecco come si li fa sentire importanti, ecco come si fa dire anche voi siete al Bairatesi come noi e non siete di serie B. Delle volte bastano anche delle banalità, ci hanno detto le luminarie di Natale, se abbiamo 25 luminarie qua a Natale, il prossimo Natale ne mettiamo 20, perché due devono andare a Castelletto, due devono andare a Razzolo, due devono andare alla Faustina. Delle volte bastano dei piccoli segnali per non farli sentire da soli. Ho finito, vero? Perfetto, questo è quello che abbiamo in mente, grazie. Da sconvolgimenti, quali saranno le vostre prime tre azioni da sindaco? Non ho capito l'ultimo punto da... Quali saranno le vostre tre azioni da sindaco nelle vostre intenzioni ovviamente? Sì, erano le nostre prime tre azioni, giusto? Allora, le prime tre azioni da sindaco, non per forza le prime tre azioni importanti. Allora ci siamo riuniti e abbiamo pensato cosa possiamo fare fin da subito. Strano, eh? Ve lo dirò fino alla noia. Il confronto con i cittadini. Cosa faremo fin da subito? Formeremo le consulte. Pronti ad ascoltarvi, pronti a portarvi verso di noi e verso l'amministrazione comunale. Una in particolare, questo è il secondo punto, cos'è che vogliamo riunire subito? Chi è il nostro futuro? Chi è che dovrà essere qua a questo tavolo al posto nostro fra 10 anni, fra 15 anni? I giovani. I giovani saranno i primi che coinvolgeremo, i giovani saranno i primi a cui daremo uno spazio, a cui creeremo un gruppo giovani, a cui creeremo una consulta dei giovani. Io sono entrato in politica, l'amore per la politica mi è venuto da lì, quando ero nel gruppo giovani con Emanuele Petruzzelli che era il consigliere delegato. Allora gli si dà un consigliere delegato e si forma subito un gruppo giovani dove non gli diciamo noi cosa devono fare, sono loro che dovranno dirci cosa vogliono e sarà da loro che devono arrivare le proposte. Terzo punto, la prima cosa da fare per rimettere in sesto il paese è la mappatura di tutte le manutenzioni che il paese ha bisogno. Come si fa? Se facciamo tutta la mappatura e poi da questa mappatura deve nascere una programmazione delle opere da portare avanti nei prossimi 5 anni. Grazie. Istituzione di una commissione antimafia e la sottoscrizione della carta di avviso pubblico.
vicino a noi non è tollerabile. L'assunzione di un geometra istruttore per potenziare l'ufficio tecnico, perché lo sappiamo di essere andati in difficoltà su quello. Prima, quando vi ho parlato delle scelte che l'amministrazione ha dovuto fare, erano proprio queste: tenere i ragazzi al caldo a scuola, pagare le bollette o tagliare l'erba, fare l'assistenza a chi aveva bisogno o curare i parchi. Vi ho detto che noi curiamo le persone. Adesso è arrivato il momento, visto che abbiamo le risorse per poterlo fare, anche di curare le manutenzioni. La copertura finanziaria c'è già dalle sostituzioni. Intanto mandiamo avanti anche l'abbinamento degli ispettori ambientali, perché abbiamo già approvato gli indirizzi dell'organismo di controllo analogo e li abbiamo approvati in consiglio, per cui arriverà anche l'ispettore ambientale contro l'abbandono rifiuti. Dagli incontri con le associazioni è nata anche l'esigenza, improcrastinabile questa volta, di trovare la giusta collocazione per una sede delle associazioni. Abbiamo parlato con la Proloco come collettore delle iniziative, per gestire quelli che sono gli eventi, per aiutare le altre associazioni a crescere, evitare che ognuno vada per la propria strada. Non so, mi fanno segno dei tempi, scusate, posso andare. Quindi queste tre azioni sono le prime tre da intraprendere e immediatamente partire di nuovo con un piano di gestione del territorio. Sociale, l'istruzione, le assistenze a scuola, perché comunque il costo aumenta. Questo l'aveva detto anche ai suoi elettori. Cinque minuti sono tantissimi. Massimo. No, allora, lei dice aumenterà il suo costo. Perché? Perché facendo sindaco a tempo pieno, prendo lo stipendio pieno al 100%, come però anche lei adesso lo sta già percependo essendo un lavoratore dipendente, un lavoratore autonomo. Invece un lavoratore dipendente se lavora percepisce la metà dell'indennità da sindaco. Io facendolo a tempo pieno, quindi percepirò l'indennità piena, che sono poco più di 3.000 euro al mese lordi. Lei dice costerà di più perché l'amministrazione comunale deve pagare i miei contributi all'azienda come se continuasse a lavorare. Credo che il ragionamento sia quello, e il TFR, certo. Quindi, bene, sì, anche, esatto, anche il TFR. Quindi dove li troveremo? Sono 20.000 euro, non
non è che stiamo parlando di una grossa cifra, è vero che in questo momento il bilancio comunale è in sofferenza, questo è vero, perché sono stato proprio ieri agli uffici, è in sofferenza sulla parte ordinaria, come giustamente ha detto, ma anche perché l'impianto di compostaggio sta portando molti euro in meno nelle casse comunali, l'ho detto più volte, quindi troveremo un modo di trovare queste risorse. Dire dove tagliamo è veramente banale, cioè secondo me le risorse le troviamo. Per prima cosa fatemi fare i conti veri con l'ufficio comunale, fatemi rapportare con l'ufficio di ragioneria e vediamo veramente quali sono questi costi. Grazie. Ci siamo fatti in questi 5 anni di mandato è perché non avete mai pensato di sostituire un assessore che è stato assente per il 50% delle giunte, e un assessore è un peso, un assessore prende tante decisioni, eppure abbiamo fatto i conti qualche giorno fa, più o meno il 50% è stato assente e negli ultimi 2 anni il Presidente del Consiglio copriva anche la carica di assessore sociale, quando più volte il Consiglio Comunale ho detto ma perché non fate crescere un'altra persona a fare la Presidente del Consiglio? Ecco, questo volevo chiedere. Guardi, la sostituzione che parto dall'ultima, la sostituzione che è avvenuta nel 2022, se ricordo bene, che è avvenuta post-Covid come sostituzione dell'attuale Presidente del Consiglio, che fa anche il sociale, è avvenuta perché c'è stato un avvicendamento. Credo che in questi anni l'assessore sociale abbia svolto egregiamente il suo compito e glielo dico, anzi glielo dice qualcuno che ha fatto parte delle associazioni che si sono interfacciate con il dottor Barca. Perché? Proprio quando ci siamo incontrati con le associazioni, al di là delle questioni che abbiamo affrontato, qualcuno ci disse quella sera, per noi c'è sempre stato, è sempre stato presente, non è mai mancato. Quindi è vero che ha svolto un doppio ruolo, Presidente del Consiglio per i consigli comunali e soprattutto Assessore Sociale. Oltretutto è la voce di bilancio dove noi spendiamo la parte più grossa, quindi ha avuto anche questo tipo di responsabilità da portare avanti. Non credo che sia stato questo il problema. Per quanto riguarda invece l'assessore di cui lei parla, che è stato assente, è l'assessore all'ambiente, al verde, ai parchi, che abbiamo curato in giunta, sia io come sindaco e con l'ufficio tecnico, al netto delle ristrettezze economiche, tra l'altro varando piani anche di potature, l'ultimo da 50.000 euro, la gestione dei parchi per quanto riguarda i bellini, il taglio del verde programmato. Non mi sembra che sia mancato qualcosa a livello di assessorato. Le decisioni in questo comune sono state prese tutte regolarmente, anzi ne abbiamo prese anche di più di quelle che ci aspettavamo all'inizio mandato. Adesso, per quanto riguarda invece la crescita, abbiamo in lista 3 giovani, per cui sicuramente uno di questi, da un punto di vista, io spero per le preferenze, entrerà in consiglio e di conseguenza in giunta per portare avanti le iniziative dei giovani per quanto riguarda gli assessorati, poi vedremo come distribuirli, che possono essere o assessorati o incarichi. Le domande sono parecchie, vi ringrazio della vostra generosità, cerchiamo di affrontarle rapidamente, bisogna essere molto rapidi, io cerco di essere rapido nel porle e i candidati faranno altrettanto nel rispondere.
non voglio però rubare loro la scena, quindi mi tolgo di mezzo dallo schermo, se no lo occupo tutto. Naturalmente, siccome all'inizio non avevo detto dei nomi, non ci sono alcuni nomi, però vi chiedo gentilmente chi è l'autore della domanda, dicendo così sappiamo, almeno lo vediamo, non mi importa il suo nome, francamente. Prima domanda, scritta qui, che cosa avete in programma per la gestione del centro di compostaggio? Chi l'ha scritta questa domanda? Quindi, entrambi, tocca a Pedretti. Sì, è proprio veloce, immagino. Sì, sì. Il piano di compostaggio, come vi ho detto, come abbiamo capito, ha dei problemi, è in sofferenza quell'impianto di compostaggio per dei motivi tecnici, quindi appena eletti sicuramente la prima cosa da fare è aprire una cabina di regia con gli enti preposti che hanno potere su quell'impianto di compostaggio, ARPA, Città Metropolitana, la commissione compostaggio che subito dovrò rinnovare perché quella è sindacale, è la nomina sindaco, quindi appena sarò sindaco rinnoverò anche la commissione compostaggio e andremo a trovare subito a capire qual è il vero problema, dove stanno i problemi e a cercare di risolverli, perché pensate che in questi due semestri sono entrati veramente tanti mila euro in meno rispetto ai 370.000 euro che dovrebbero entrare all'anno, ne sono entrati 192.000 divisi nei due semestri. Quindi prima cosa da fare, cabina di regia con gli enti preposti per capire cosa sta succedendo veramente all'impianto di compostaggio. Posso? Certo. Allora, mi fa piacere la risposta di Pedretti, perché in realtà è quello che sta già succedendo. C'è una commissione che sta lavorando, ci sono in sala anche i referenti di questa commissione, e sta anche lavorando bene, perché vedo i verbali, che l'impianto sia perennemente, diciamo, in regime ridotto per la questione di trattamento delle acque, è vero. Che ci sia una contrazione economica, è vero, perché ne abbiamo parlato più volte, ed è da lì in parte che arriva anche la questione fondamentale di pianificazione economica del bilancio del comune. Quindi le cose da fare per l'impianto di compostaggio sono il controllo attraverso la commissione, il contatto che abbiamo già con ARPA e Città Metropolitana. Ieri mi ha scritto il referente di ARPA che aveva fatto la visita ispettiva, l'ho detto alla presentazione della lista, credo di essere l'unico sindaco, anzi non credo, sono l'unico sindaco che ha chiesto visite ispettive a sorpresa all'impianto di compostaggio. A sorpresa vuol dire il 13 di agosto. Provate voi a far uscire ARPA e Città Metropolitana al 13 di agosto. Allora, quando le cose non vanno, non è che sto zitto, mi sentono, è come se mi sentono. Quindi sanno che devono stare attenti. Certo, ci sono alcune emissioni, si sente qualcosa ancora recentemente, e ogni volta arriva la telefonata. Grazie. Facciamo economia di applausi, facciamo così, un bel applauso finale alla fine di tutto, sennò veramente diventa difficile. Cosa avete in programma per riqualificare il centro sportivo? Chi lo chiede? Il signore lì. Sì, tocca a Crivelli. Dunque, il centro sportivo attualmente vive di una concessione e di una convenzione. Non è una questione di riqualificazione. Il centro sportivo ha una concessione che riguarda la parte di tennis, calcetto, bar più tutta l'area verde e la piattaforma che mi dice il gestore ha dei progetti su quella piattaforma. Concessione pluriennale, quindi il comune si è spossessato del bene a fronte della gestione che deve fare il gestore, perché è un'attività a rilevanza economica, e una convenzione invece che scade il 31 agosto per quanto riguarda tribuna, campo di calcio, spogliatori. La convenzione appunto è sotto scadenza, regola in maniera differente che cosa deve fare il convenzionato, cosa può fare, cosa può fare e cosa non può fare il convenzionato. Vedo che l'attività sportiva va piuttosto bene, io con i ragazzi ho anche parlato e l'intenzione è quella di consentire ai ragazzi di continuare a giocare a calcio, il tutto nel rispetto delle regole, soprattutto il tutto nel rispetto della civile convivenza delle due strutture, dove una ha una rilevanza economica con un bar, con un'attività, l'altra ha una rilevanza prevalentemente sportiva. Credo che non sia impossibile la convivenza, fin dall'inizio abbiamo detto è una questione di accordi. Sinceramente non vedo un rilancio, anzi il rilancio mi pare sia già
Grazie. Pietretti, ha da rilanciare oppure no? Da rilanciare? No, da migliorare. Ce l'abbiamo in mente. Deve diventare quello che era una volta, ma deve ancora migliorare. Deve diventare veramente il centro di attrazione dei giovani. Lì c'è un potenziale enorme. Quando ci siamo trovati, abbiamo detto, lì c'è un potenziale, possiamo raccogliere tanti di quei giovani dal Bairate, tirandoli via dalla strada e impegnandoli lì dentro, che veramente una palestra che i comuni limitrofi ci invidiano. Io, come vi ho detto, ho allenato a basket, la mia società è stata la prima a gestire quell'impianto, con dei costi veramente esorbitanti. La prima cosa da fare è subito riunirsi con la polisportiva, perché gli scade il contratto ad agosto e devono anche iscrivere le squadre, mi pare, già a fine giugno e luglio, quindi subito bisogna affrontare quell'argomento lì per dare continuità alla società. Grazie. Ecco, giusto, di giovani si parla. Salto, scusatemi, la domanda sulla fibra, perché tra l'altro mi sembra scritta nella stessa mano precedente, giusto? Allora, no, nel senso che poi mi appassionano di più i giovani, visto che ne ha parlato nel Superdetti. Che cosa intendete fare per i giovani? Chi ha fatto questa domanda? Una giovane, giustamente. Grazie. I giovani, l'ho detto, è uno dei tre punti che facciamo subito. La consulta dei giovani, il gruppo giovani, pronti ad ascoltarvi. Io da lì sono stato, da lì che è partita la mia motivazione, impegnarmi nella politica. Ve l'ho detto prima, noi vogliamo trovarvi, lasciarvi uno spazio e lasciarvi decidere. Avrete un consigliere delegato che vi appoggerà, che vi ascolterà, che riporterà all'amministrazione le vostre proposte, che, ripeto, devono venire da voi, perché voi siete veramente il futuro di Alberate. Beh, il fatto di aver messo tre giovani e un quasi giovane all'interno della lista è il segnale netto di qual è l'impegno che ci stiamo prendendo nei confronti di questa nuova generazione. Ci abbiamo provato anche 5 anni fa, quando in una riunione dicemmo con qualcuno: guardate che le iniziative devono arrivare da loro, perché se le pensiamo noi non funzionano, devono essere loro a fare le proposte. Allora, la prima cosa da riattivare è il Consiglio Comunale dei Giovani, che avrà anche una dotazione economica, come l'ha avuta anche quello precedente, per riuscire a portare avanti le loro iniziative, che siano loro a farci le proposte per loro. Di fatto devono lavorare su quelli che sono i loro interessi. Per quanto riguarda appunto l'attività da portare avanti, saranno i nostri tre ragazzi a gestire questa attività: Luca, Insala, Niccolò e Stefano. Tra l'altro Stefano molto attivo nel settore sportivo, Luca uno sportivo praticante, Niccolò che ha un buon contatto con la laurea anche in economia, politica, scienze politiche, e di conseguenza io credo che sia una buona base per coinvolgere tutta quella platea di ragazzi che appunto oggi potrebbe darci una grossa mano e creare la classe amministrativa del futuro. Grazie. Si chiede di nuovo alla domanda 5 di spiegare se funziona il controllo della commissione riguardo il centro di compostaggio, ma mi pare che Crimelin abbia risposto poco fa, o sbaglio? L'abbiamo per risposta? Va bene, andiamo oltre, dai, per il momento, poi vediamo se resta tempo. Mi piacerebbe per il nostro paese avere, oltre un'area cani, anche un'area per i giovani dove possono riunirsi, ascoltare la musica, fare feste, senza vederli più fuori dalla chiesa. Che ne pensate? Chi l'ha chiesto? Quella signora là. Sì, certamente è una cosa interessante. Allora, per i giovani identifichiamo anche tecnicamente quale potrebbe essere l'area più adatta. Non sono chiuso a questo tipo di proposta. L'importante è che ci arrivi da loro anche qual è la struttura che può essere interessante. Ve l'ho detto prima, se la identifichiamo noi non funziona. Identificare solo un'area non funziona. Proviamo a identificare insieme un programma su come portare avanti insieme amministrazione e giovani questa forma aggregativa. Certo, il centro sportivo, è stato detto prima, può essere un buon punto di contatto ed è anche un punto dove ci sono spazi piuttosto ampi. Se pensiamo tutta l'area verde, alla piattaforma, al fatto di avere un'area frontale che può anche essere punto di incontro, di ritrovo, come vedo in questi giorni,
perché quando non è mal tempo i tavolini sono pieni, il campo di calcetto in sé, unire la parte di sport, di divertimento, è un'area ottimale anche per fare feste. Ricordiamoci che lì c'è anche una struttura coperta, c'è una parte che può essere riattivata come struttura di ritrovo. Quindi identifichiamolo insieme, però non è una preclusione, anzi la mia è una totale apertura sul settore giovani, tanto che nel programma abbiamo indicato chiaramente quali sono le attività che si vogliono portare avanti. Il luogo è un luogo, prima vi ho detto, arrivano prima le persone dei luoghi e delle cose, quindi se si fanno avanti qualsiasi proposta è ben accetta. Io sì, vado più veloce perché molte cose le ha già dette lui. Il luogo però è essenziale. Se si vuole fare il bene comune, per la prima cosa, ve l'ho raccontato la mia presentazione, se vogliamo fare l'orto di Albairate, la prima cosa che si fa quando si fa un orto è si assegna uno spazio. I giovani devono per prima cosa avere uno spazio dove ritrovarsi, non dove fare le feste, dove ritrovarsi. Poi decidiamo insieme dove fare le feste. Io ai tempi, guardate, abbiamo fatto due concerti al Parco Bellini quando ancora non era così bello, abbiamo fatto due serate in discoteca, abbiamo fatto la prima festa di Halloween 30 anni fa. L'importante è lasciarli fare, lasciare arrivare a loro le idee. Però il luogo, che potrà essere banalmente anche il piano inferiore del centro anziani, ma lo vediamo con loro, abbiamo anche un centro civico che potrebbe essere agibile per questi ragazzi. Comunque la cosa essenziale è, per prima cosa, uno spazio dove vi ritroviate. Grazie, qui ci sono alcune domande, qui c'è una sigla che non riesco bene a capire. Comunque, cosa intendi fare per contrastare gli eccessi di velocità in via del Parco e in piazza Garibaldi? Ecco, bene. Eccessi di velocità. Via del Parco e piazza Garibaldi, quindi dove ci sono, dove c'è il Porfido, la zona centrale, sì, vero, c'era già più tanto, soprattutto anche il rumore notturno di queste macchine quando vanno veloci si amplifica. Lo valutiamo insieme all'ufficio tecnico cosa si può fare lì, perché mettere i grossi, quelli per capirci 3M, non credo che si possa sul Porfido. Valutiamo magari dei passaggi protetti, dei restringimenti, lo valuteremo insieme all'ufficio tecnico, onestamente, perché lì la zona è un po' particolare. Cosa dice il sindaco uscente? Con l'ufficio tecnico abbiamo già effettuato uno studio, proprio quando avevamo l'impresa che stava realizzando via Roma, con i posatori del Porfido, abbiamo valutato quale fosse la soluzione migliore. Anche loro hanno sconsigliato la posa dei dissuasori 3M, che tra l'altro in quella zona del centro sarebbero orribili, che possiamo utilizzare e li stiamo utilizzando sulle altre strade. Quello che va fatto lì sono almeno due passaggi pedonali protetti, rialzati. Uno in prossimità della farmacia, o appena prima, perché si trova, per intenderci, dove c'è il negozio di abiti dei bambini, perché spezza il primo tratto di rettilineo, il secondo in prossimità della tintoria lavanderia, perché spezza il secondo tratto, che poi è quello che mette sulla curva secca San Giovanni contro Pisani Grossi. Si tratta di sollevare le lastre, fare il riempimento sotto, riposizionare le lastre e dare pendenza. È un progetto che abbiamo già visto e può essere portato avanti. Da un punto di vista costi la cosa non mi preoccupa, perché la pianificazione finanziaria ce la fa rientrare con un intervento straordinario, lo porteremo su quello che abbiamo come avanzo di amministrazione. Grazie sindaco. Lucia Masperi, qui c'è il suo nome, chiede ai candidati se hanno quantificato il dato attuale relativo alla povertà economica del Bairate, quali azioni concrete pensano di intraprendere e quali criteri di applicare per contrastare questo fenomeno. Non è semplice, la povertà se avete strumenti per quantificarla, e quali sono gli strumenti che invece avete pronti o pensate di mettere in campo per contrastarla. Dunque, non abbiamo uno strumento effettivo di misurazione della povertà economica. Quello che però vediamo è stato l'ampliamento della base di chi si presenta a chiedere un aiuto. Perché a dispetto di quello che ci viene raccontato di un'economia che cresce, di che va tutto bene, dei consumi, tempo fa c'era qualcuno che parlava dei ristoranti pieni,
e vi assicuro che la situazione è ben diversa. Quando arrivano dall'assessore Barca i servizi sociali per quello che riguarda il contributo affitti, il contributo dei buoni spesa, l'aiuto alle assistenze scolastiche, l'assessore Prezzi, nonché vice sindaco, che ha iniziato le collette di raccolta, mi vengono in mente le collette alimentari, l'aiuto della Caritas, le 69 famiglie aiutate dal banco alimentare sempre attraverso la Caritas, e diventano numeri importanti questi. Allora, forse più che il quanto è la povertà alimentare, la povertà economica, è quanto dobbiamo preoccuparci di stanziare per aiutarli. Perché questo sarà il vero tema, evitare che qualcuno rimanga indietro, che qualcuno rimanga solo. La nostra comunità non l'ha mai fatto di lasciare indietro qualcuno, e con la mia amministrazione nessuno rimarrà indietro. Grazie. Condivido quanto detto, ed è vero che questa amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo e non mancherà neanche da parte nostra. Sono aumentati i casi sociali, ce lo dicono gli uffici comunali, questo è vero, è aumentata la spesa anche degli aiuti scolastici, proprio all'interno delle scuole, come assistenti che aiutino all'interno delle scuole i ragazzi con che hanno delle difficoltà maggiori rispetto ai loro compagni, questo è vero, e magari qua la prima cosa da fare è mettersi in sinergia con l'assistente sociale, capire con i piani di zona come possiamo intervenire, c'è in essere la volontà di formare una consortile, quindi queste sono le prime azioni che può fare un'amministrazione comunale. Grazie. Credo che la signora Maria Rosa Mereghetti, la vediamo? Ecco. Intenda chiedere, se capisco correttamente, cosa si possa fare per avere delle corse di bus alle 6 del mattino, giusto, da Albairate da Vettigrasso, e alle 21 per il rientro da Vettigrasso da Albairate. Evidentemente c'è un problema specifico. La signora pendolare ha queste difficoltà, chiede se potrebbe. Certo, sì, non sono le uniche problematiche. Innanzitutto lì ci sono anche delle problematiche. Viene evidenziato una volta da un cittadino su Facebook di un pullman che non aspetta l'arrivo del treno, mancano la coincidenza e i pendolari che devono rimanere in stazione più di mezz'ora ad aspettare quello dopo. La prima cosa da fare è cercare di dialogare con la società che ha in appalto il lotto. Non è che si può fare molto, qui bisogna aspettare. Sì, non è che si può fare molto subito e in fretta, perché qui dipende anche dalla gara d'appalto che ha, dalla gara del TPL, del trasporto pubblico locale. Prima cosa da fare è dialogare, cercare di parlare con questa società e vedere se si possono spostare delle corse, ma non è assolutamente facile anticipare e posticipare la sera. Il contatto con ATPL, che è l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, è pressoché settimanale, non vi dico quotidiano, ma il dottor Tosi, quando vede il mio numero di telefono, scantona. Perché il problema del trasporto pubblico locale è molto sentito, e non è solo sulla tratta dal Bairate a Vettigrasso, che forse è anche una delle più fortunate, al di là del problema di orario specifico di Maria Rosa, perché i veri problemi del trasporto pubblico locale ancora una volta sono di natura economica, sono gestiti da Città Metropolitana di Milano, e quando siamo stati in regione per chiedere un aiuto, per chiedere che ci fosse dato un occhio di riguardo al nostro trasporto pubblico locale, mi fu risposto che il tasso di default delle corse è del 3%. La mia risposta è stata: sapete che c'è? Che a me del 3% non me ne frega niente. Non me ne faccio niente di un tasso del 3%, perché quando la città di Milano non vede partire un autobus ogni 30, diciamo 3 ogni 100, il pendolare nemmeno se ne accorge in città. Il fatto è che quando non parte un autobus ogni 30 da noi, vuol dire che la gente rimane a piedi per un'ora fin quando non passa il successivo. Ecco perché in ATPL abbiamo già fatto richieste, abbiamo scritto, abbiamo sollecitato la STAB, che è l'attuale concessionario dell'85A, e speriamo veramente che nel prossimo lotto di gara, che è iniziato adesso perché c'è stata la riunione di ambito, gara che tra l'altro vale 4 milioni e mezzo di euro solo per il nostro lotto,
qualcosa come 45 milioni di euro per tutti i lotti 5 che gravitano nel sud milanese, si faccia avanti un operatore che a questo punto potrebbe essere anche di caratura europea, perché visto l'importo da una gara di carattere europeo, che possa risolvere questo tipo di problemi, che abbia le risorse e gli autisti per risolvere anche questo problema di corse. Il problema della signora Maria Rosa ha sentito, così come ha sentito il problema degli studenti, che tutti i giorni mi dicono che hanno problemi, non solo da noi, ma anche nella zona di Cudo Visconti, di Rosate, da Motta Visconti. Quindi veramente, credetemi, ci stiamo lavorando su questo, ma non da adesso, dal 2019. 14 novembre 2019 c'è stata la prima riunione sul trasporto pubblico locale. Presente un consigliere regionale di allora, adesso è cambiata la compagine regionale, ma anche lì le richieste che avevamo portato avanti si sono scontrate contro le ristrettezze economiche di Città Metropolitana che gestisce l'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale. Quindi chiederemo alla Regione, all'assessore Lucente, una maggiore dotazione di fondi da assegnare ad ATPL e ad ATPL di assegnare maggiori attenzioni a quella che non è la città di Milano ma la zona metropolitana di Milano. Grazie. La signora Sabina Gemignani fa una domanda che io adesso vi sottopongo, ma credo che risponderete poi, nel senso che così intanto ci pensate un attimo, per non farla diventare un rischio di una cosa molto molto lunga e complicata, mi permetto, signora, di interpretarla così. Per tutti e due i candidati, quali sono i pro e i contro del programma avversario? Direi, qual è quella cosa nel programma avversario che condividi al 100% se c'è, e qual è quella cosa che proprio bocci totalmente? Però forse possiamo, vi lascio pensarci un attimo, o lo sapete già? Nel senso che possiamo fare un attimo altre domande e poi riprenderla dopo, se preferite. Sì, decido io, scusatemi, facciamo così, così facciamo prima. La riprendiamo, non è, è soltanto lasciata decantare. Abbiamo poi invece Andrea Perez, credo che sia, che chiede a tutti e due i candidati che cosa si farà per le condizioni delle strade, se c'è in programma di sistemare in particolare strada per Riazzolo, la strada alla stazione, per citare solo due esempi importanti. Prego. Bene, Andrea Perez, mi ha detto hai citato due esempi, i primi due, in realtà sono molteplici. Strada per Riazzolo, l'avevamo inserita in un'idea di riqualificazione e di sistemazione. Abbiamo aspettato che finisse l'impresa che ha fatto i lavori a Riazzolo, perché i mezzi pesanti avrebbero distrutto immediatamente. Quello che stiamo pensando in questo momento è all'allargamento con il riempimento sul bordo, rimane un pezzettino ancora di proprietà comunale, quindi il rifacimento di quello che è proprio il bordo stradale e che possa anche ospitare la tracciatura delle righe. Per ora abbiamo avviato con i bordi che segnano la carreggiata. Prossimo passaggio sarà quello di fare un riempimento e di nuovo la tracciatura delle righe. Strada Marcatutto, strada che è comunale, in realtà è una strada che serve le logistiche, quindi ha una caratura che potrebbe essere di natura provinciale, dobbiamo però farcene carico noi. Le piogge dell'ultimo periodo l'hanno effettivamente ridotta in condizioni, posso dire, non ottimali. Su Strada Marcatutto abbiamo già effettuato un lotto di riqualificazione, infatti la vedete tappezzata. Altri lotti partiranno con le disponibilità di bilancio. Tenete conto che la riqualificazione di una strada, scarificazione e tappetino ha un costo di 50.000 euro per 1.400 metri quadri. 1.400 metri quadri non sono un chilometro e mezzo lineare. Per la larghezza di una strada come quella Marcatutto, facciamo intorno ai 7 metri, 6-7 metri, vuol dire asfaltare 200 metri di strada. I costi attuali sono questi, 50.000 euro per 200 metri di strada. Questo per darvi un'idea di qual è l'impegno economico che un comune deve assolvere per tenere in ordine le strade. Se poi parliamo di quelle del centro, perché non ho paura di prendermi delle rogne o di dirvi come stanno le cose, quelle del centro sono oggetto di una pianificazione partita almeno 2 anni fa,
quando con due rete gas invece abbiamo stabilito quali fossero le strade da riqualificare dopo la sostituzione della rete del gas vetusta. Quindi molte le vedete già rifatte, messe a nuovo, sembrano tappeto da biliardo, altre invece che sembrano di andare sulla luna, ma vedrete che entro la fine del 2024 saranno tutte riqualificate. Con le nostre risorse invece abbiamo già fatto via Milano, 25 aprile, San Giovanni, Tamburini. Grazie, ma queste non erano richieste. Pedretti, cosa immagina di fare per la strada per Piazzolo e quella per la stazione e altre? Sì, marca tutto, i costi sono quelli appena detti dal sindaco, non sarà facile trovare le risorse e oltretutto non dimentichiamoci che lì verte la Vigevano Malpensa di cui abbiamo parlato prima. Quindi potrebbe essere ancora peggiore la situazione, perché una volta che avremo anche solo la tratta C della Vigevano Malpensa, quella strada diventa secondaria, lasciata veramente a se stesso, per cui bisogna capire anche se rimane comunale e sarà veramente un problema che le prossime amministrazioni dovranno affrontare. Quella per Riazzolo, che ci dicono adesso i residenti, c'è un problema ulteriore, perché c'è un camp caravan situato proprio a Riazzolo, un campeggio per caravan, un agri-camp, altra eccellenza del Vairatese, sembra un paese piccolo ma abbiamo delle eccellenze incredibili, so che i caravan su quella strada fanno fatica a passare, soprattutto se incrociano un'altra macchina, per cui lì bisognerà veramente ragionarci e soprattutto la fase finale per accedere al parcheggio, ai parcheggi magari è il caso di attraversare prima, di accedere ai parcheggi prima di entrare in Riazzolo, cioè fare un ponte su quel fosso per accedere subito ai parcheggi, almeno per permettere un senso unico in entrata e in uscita. Bene, torniamo a quella? No, ci mettiamo ancora un attimo. La signora, suppongo che la signora Martina F, forse abbia fatto due domande, è corretto? Signora Martina, vabbè, comunque, io leggo per il momento quella che dice, perché il PGT è stato annullato in autotutela? Questa domanda evidentemente riguarda soltanto Crivellini, suppongo. Certo, perché il Consiglio Comunale ha fatto la sua parte. Prego. Sì, penso, sì, c'è stato un solo annullamento, penso che sia riferito a quello, l'unico annullamento in autotutela del Comune Albairate. È stato annullato in autotutela perché come minoranza ci siamo accorti di un errore di votazione del PGT, perché come sapete quando si vota il PGT bisogna stare attenti, perché se ci sono delle variazioni all'interno del PGT che riguardano un terreno il cui proprietario è un tuo parente fino al quarto grado, il consigliere comunale deve astenersi dal votare. Questo è successo che nell'approvazione della variante del PGT, dove si andava a modificare non tanto il perimetro dell'intervento ma si andavano a diminuire gli oneri di urbanizzazione, ci siamo accorti che un consigliere era effettivamente il proprietario di quel terreno, quindi abbiamo avanzato semplicemente la nostra, abbiamo parlato con la segretaria comunale, gli abbiamo fatto notare quanto era successo e siccome avrebbe potuto risultarsi era illegittimo quel punto del PGT, la soluzione è stata quella di riportarlo in consiglio comunale, rivotarlo nuovamente senza il consigliere presente, e questo è il termine tecnico, è rivotarlo in autotutela. Confermo la ricostruzione, l'istituto dell'autotutela è proprio quell'istituto giuridico per cui quando un ente si accorge di una problematica legata all'atto lo annulla, e appunto in autotutela per evitare dei vizi di illegittimità, e lo ripropone. È tornato in votazione, possiamo anche dire che la modifica in essere nello specifico riguardava una norma di carattere generale, non specifica su quel terreno. Ma siccome la richiesta appunto era arrivata da uno dei precedenti proprietari e la,
in consiglio era presente uno degli eredi di questa persona defunta, ovviamente siamo andati, come detto dalla dottoressa Basilice, a fare l'annullamento. Riproposto poi regolarmente in consiglio, è passata la variante con quella norma di carattere generale. Se ricordo correttamente, cioè, consigliere deve proprio non partecipare alla votazione, non astenersi nel senso di esprimere astensione. Confermo, non deve essere presente. Certo. Bene. Ecco, è tornato il blocco. L'altra domanda era invece... andiamo subito a questa. Oggi un sindaco deve... Roberto Peroni la pone. Oggi un sindaco deve essere in primis un manager che programma e decide. Quali sono le competenze manageriali che portate al servizio del Paese? Dunque, è vero, un sindaco di fatto è un manager. Il comune è diventato un'azienda di servizi, fornisce servizi ai propri cittadini, deve dare delle risposte ai propri cittadini e per fornire questi servizi introita danari dalle tasse locali e anche da quello che viene restituito dalla nostra IRPEF attraverso la riperequazione che ci torna dallo Stato. In più ci sono servizi che devono essere gestiti, che possono fare margine, normalmente negativo, perché non tutta la parte di costo viene sostenuta dai cittadini, e bisogna trovare una quadratura. La quadratura è anche sulla entità dei servizi e quindi bisogna prendere delle decisioni. Per quanto mi riguarda, l'esperienza che ho maturato, prima in Commissione Affari Generali, quindi riguardava il bilancio, parliamo del lontano 93, poi come consigliere, poi come assessore al bilancio, tra l'altro, stessa partita, e adesso da sindaco, mi fanno dire che la competenza manageriale acquisita sul campo della pubblica amministrazione non è di poco conto. Seconda battuta, faccio questo anche di lavoro. Amministro quattrini per conto dei clienti, non vi dico qual è il patrimonio complessivo come asset under management, ma la gestione economica, la pianificazione finanziaria di un ente come quello di un comune è la cosa principale di cui si deve preoccupare un sindaco. Anche perché senza quattrini i comuni vanno gambe all'aria. Senza citare città importanti, ma ricordiamo recentemente Catania. Se andiamo a guardare i bilanci di alcuni comuni che sono perennemente in deficit, e quello diventa un problema, perché vuol dire che l'azienda, come se fosse un'azienda, va verso il fallimento e quindi non è più in grado di erogare servizi e non risponde più alle esigenze dei suoi cittadini. Quindi è assolutamente necessario che un sindaco abbia capacità manageriali e le metta in campo. Un sindaco deve avere capacità manageriali e metterle in campo, non deve essere un tuttologo, non deve sapere tutto di tutto quello che avviene in consiglio comunale, perché se un sindaco è un vero manager, un sindaco ha una squadra e io ce l'ho una squadra, ho una squadra di persone competenti, ognuno in materia diversa. È stata la prima domanda: come farai con una squadra eterogenea? Ecco come farò, ecco dov'è il vero valore aggiunto. Ve l'ho detto, avere una squadra eterogenea è una forza, non è uno svantaggio. E la nostra forza sarà, e la mia forza sarà veramente la squadra che ho di fianco. Noi insieme affronteremo i problemi e insieme li porteremo avanti. Fare il manager vuol dire fare anche questo. Come andiamo a concludere, perché manca circa un quarto d'ora alle 11, quindi andremo a completare un paio d'ore giuste così. Ora pongo una domanda a Petretti, perché la domanda è per Petretti, poi ne pongo due simili tra loro, nel senso della classica rivendicazione di chi dice alcune cose secondo me non le hai fatte al sindaco uscente, poi abbiamo la risposta a quella domanda incrociata di quella signora che ho avuto in sospetto e poi andiamo a dormire. Bene. Allora, cominciamo con Petretti, al quale la signora Sabrina Munizzi, credo che sia, chiede come pensa, come pensate, come vista, di conciliare
la presenza di chi, candidato all'interno della nostra lista, ha espresso voto favorevole alla strada in un altro comune. Non è difficile indovinare. Domanda fantastica, qui siamo già pronti. Non ha votato, non è vero, è una balla. Andate a vedere, i documenti sono ufficiali. Flavio Crivellin viene chiesto invece come mai è andato soltanto 10 giorni fa alla stazione a farla fuori con gli zingari, ha aspettato 10 giorni. No, guarda, non sono andato 10 giorni fa. Questo, ma lasciami terminare, mi lasci terminare per l'occasione, perché l'altra invece più semplicemente chiede che cosa ha fatto in questi 5 anni per il commercio e i commerciali. Mettiamo insieme questi due questioni, così può rispondere. Sono due cose diverse, ma... Partiamo dalla prima. Allora, non sono andato 10 giorni fa a farla fuori con i nomadi. Allora, questi nomadi è dal 2020 che li stiamo, insomma, combattendo, perché il 2019 si era presentati la prima volta. Allora, il fatto che occupano solo pubblico, avevo già emesso una prima ordinanza quando si erano presentati sulla curva di strada Marcatutto, ordinanza che poi non è stata eseguita. Non voglio scendere nei particolari perché dobbiamo collaborare. Ho fatto una seconda ordinanza inviata in prefettura che mi è stata respinta per l'uso dell'articolo 54 del testo unico degli enti locali, e lì ovviamente ho detto no, adesso io vado in prefettura, voglio chiarire questa cosa. Chiaramente passa del tempo, non ti convocano domani mattina. E ci sono andato con una convocazione al Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, che è l'organismo che sta immediatamente sotto a quello del Ministero. Il prefetto è l'organo di periferia del Ministero degli Interni. E lì abbiamo chiarito come stanno le cose. Noi siamo un comune con 4 agenti di polizia locale in servizio più il comandante. Non possiamo e non riusciamo a contrastare queste carovane di nomadi, sia per numerosità, sia per dislocazione. Abbiamo predisposto un piano per evitare che si posizionino nuovamente, così vi dico come stanno le cose. Fatta l'ordinanza appena rientrati in ufficio, l'ordinanza concordata questa volta col prefetto, notificata oggi, scattano i 48 giorni e abbiamo già il contatto con il gruppo dei carabinieri di Ro che ci ha assicurato l'assistenza per lo sgombero qualora diventasse necessario. Purtroppo questa volta i tempi si sono allungati. Non ne faccio una colpa, semplicemente perché il prefetto ha ritenuto che l'articolo 54 non fosse quello più adatto, che invece avevamo sempre utilizzato col precedente prefetto, e lì ho utilizzato i miei contatti attraverso il viceprefetto per arrivare fino all'organo decisionale. Quindi credo di potervi dire che nell'arco della prossima settimana la questione si risolva ancora una volta. Grazie, la domanda era del signor o signora Cantoni. Mentre invece... Mancava la parte sui commercianti. Sì, mentre invece Martina chiede appunto che cosa ha fatto in questi 5 anni per i commercianti e il commercio locale. Beh, non tutto, perché sennò facciamo no. Che cosa di importante? Allora, la cosa importante, allora, tenete conto che una pubblica amministrazione non può attivare aiuti diretti su attività imprenditoriali private, però può farlo indirettamente. Con Brunello Daglietti abbiamo iniziato a ragionare sul distretto del commercio di cui parlava. In questo distretto del commercio avete già 3 comuni coinvolti, un protocollo già predisposto. I 3 comuni coinvolti sono Cassinetta e Vermezzo, perché devono essere di affinità territoriale, devono avere la continuità territoriale. E questi 3 comuni si sono già incontrati all'ufficio tecnico per gestire questo protocollo. È da aggiustare, di fatto esiste già. Dobbiamo aggiustarlo nei termini. Il distretto del commercio oltretutto ottiene dei fondi regionali che servono per l'abbellimento del paese, per avanzare delle iniziative, per cui è un dialogo che stiamo già portando avanti. Adesso Vermezzo vanno alle elezioni anche loro, vedremo qual è la nuova amministrazione che si presenta. Per conto mio è un percorso da proseguire, già iniziato 1 annetto fa, forse qualche mese in più. Grazie, concludiamo. Allora, la domanda era di quella persona, Sabina Gemignani, che cosa Pedretti non condivide per niente del programma di
scrive prima e che cosa invece potrebbe anche condividere molto, e idem poi a parti invertite. Io ho notato una particolarità del loro programma, che per il 70% sono le cose che hanno fatto, ma non si capisce bene quello che vorranno fare. Leggendolo ho notato quello. Quello che ci è balzato all'occhio, che abbiamo letto, è la pista ciclabile, l'abbiamo scritto in questi giorni, verso il cimitero, che dove c'è scritto che è finanziata, e invece non è finanziata. E a mio avviso, forse, visto il progetto Biciplan che ho guardato l'altro giorno, non avrebbe forse più senso spendere tutti quei soldi in quell'opera. La parte che mi piace, che vorrei tenere, è uno dei punti che ha detto, quella del subito della firma di avviso pubblico, dove, questo, dove non ci siamo mai tolti. Questo comune lo porta avanti da almeno 3 mandati. Grazie. Allora, per quanto riguarda la pista ciclabile, è un chiarimento che bisogna farlo, perché è rimasta finanziata fino al dicembre 2023, inizialmente con l'accensione di un mutuo e dell'escamotage per poterla pianificare a livello di progettazione. Abbiamo l'avanzo di amministrazione e rimane l'altra pagina 51 del DUPS, che è arrivato in consiglio, ma avete votato contro, ed è ancora finanziata quell'opera con l'avanzo di amministrazione. Non è riportato il piano triennale delle opere, perché giustamente se mi arriva il Biciplan devo ragionare con Città Metropolitana se realizzare lì, se stanziare del denaro lì o altrove. Va bene. La domanda. La domanda. Non ho votato il DUS, votare il DUS vuol dire votare a favore di tutto quello che dice l'amministrazione, non è strano che una minoranza vota contrario al DUS, ci voleva far passare per quelli che sono. Va bene, va bene, perfetto. Andiamo al programma. Per quanto riguarda il loro programma, devo dire che hanno inserito molte opere in parte ordinaria, sono tutte operazioni che devono essere finanziate con l'ordinario. Per quanto ho letto dalla loro parte, al di là del fatto che è molto simile a quello presentato anche 5 anni fa, in alcuni punti assolutamente identico, molte delle cose indicate sono già state fatte dalla nostra amministrazione, ma anche da quelle precedenti, cioè esistono già. Quello che manca è proprio la pianificazione economica, perché non trovo da nessuna parte con che quattrini pensano di realizzare tutte le opere in conto ordinario, cioè la parte ordinaria. Si sono dedicati poco alla parte straordinaria e l'hanno anche dichiarato, perché hanno inserito un'operazione da Fontana, ma la parte straordinaria è meno preoccupante, per cui davvero quello, il punto che ho cercato insistentemente, cioè di una pianificazione finanziaria, è totalmente mancante. Quando quello su cui non è assolutamente d'accordo, diciamo, è questa impostazione. Il sociale. Allora, per arrivare al sociale devo arrivare tra le ultime pagine, mentre è di fatto uno dei temi principali per cui questa amministrazione si è distinta. Va bene, è in ordine all'importanza. Adesso invece si dica qual è la cosa, se c'è, che ne piace del programma di Biciplan. Credo che sia, e glielo riconosco, la voglia comunque di mettersi in gioco con una squadra eterogenea, come ha detto, e quindi a lui va comunque riconosciuto l'onore di provare a fare il sindaco. Io ho voluto fare semplicemente i complimenti, perché siete stata un'assemblea meravigliosa. Hai l'onore e l'onore di chiudere. Grazie. Da parte mia un in bocca al lupo a 2 persone che in questi anni ho imparato a conoscere e a stimare, devo dire proprio è sincero il mio commento, e un invito ancora ai cittadini ad andare a votare, perché il sindaco che ha un consenso largo è un sindaco più forte ed è un sindaco che è più in grado di rappresentare le istanze di tutti i cittadini.